devono essere i tecnici e i politici a occuparsi della gestione della cosa pubblica, che cosa distingue gli uni dall'altro, quali sono le finalità, no? E quindi anche qui c'è stata grande attenzione anche mediatica intorno al libro. Alessandro mi ha invitato lo scorso anno a presentarlo a San Salvo e devo dire che è stata una presentazione tra le più interessanti che ho fatto in giro per il paese, perché c'è stato un dibattito molto vivace, molto, molto interessante, e qualche settimana fa ci siamo risentiti anche per fare il punto rispetto a queste tematiche e per confrontarci di nuovo intorno a questi temi. E quindi ecco, siamo qui per ragionare intorno a questa materia così delicata, che è la politica, per interrogarci se ha senso occuparci di politica e se sì, come si può fare in modo vincente per se stessi e per la propria comunità di appartenenza. Diciamo, io ho diviso questo momento di riflessione in due parti. Nella prima, una serie di provocazioni per quanto riguarda anche dei profili storici, cioè ho selezionato alcuni personaggi famosi ma interpretati secondo me in un'ottica abbastanza originale, che può aiutarci a esemplificare alcuni aspetti che poi possono essere utili in generale per chi ha voglia di confrontarsi, sia da osservatore che poi per giocare in prima persona un ruolo all'interno di questi temi. La seconda, visto che oggi si parla molto di reti, dell'uso delle reti, siano esse fisiche o digitali o anche lo strumento dei social media, quali possono essere dei consigli per chi nei prossimi mesi, avrà voglia comunque di cimentarsi con la costruzione del consenso, perché no, a Pescara si voterà per il rinnovo di un consiglio comunale, ci sarà la sfida delle regionali, e quindi in qualche modo ragionare su alcuni strumenti, su alcune metodologie che possono essere sicuramente utili per mettere in campo un team e conquistare un consenso innanzitutto intorno al proprio progetto e poi intorno alla propria persona.